Abbiamo posto una pietra miliare sul nostro futuro. Dobbiamo continuare con umiltà e con abnegazione ad allenarci, a lavorare come abbiamo fatto in questa settimana, perché questa è una squadra che, se troverà le giuste componenti a livello psicologico, è una squadra che può giocare un buon calcio e divertire. Poche e sentite parole di Mauro Sandreani, che divide con Stacchini la guida tecnica del Padova, per spiegare la cinquina rifilata dai biancoscudati al malcapitato Modena e soprattutto la metamorfosi della squadra a 7 giorni dalla figuraccia di Cremona. Sconclusionata e supponente una settimana fa, la formazione patavina ha ritrovato in fretta umiltà, concentrazione e determinazione completamente smarrite in terra lombarda. Una vigorosa registrata alla difesa, pressing asfissiante dall'inizio alla fine, e il Modena, già in svantaggio dopo un minuto di gioco per questo colpo di testa di Gabrieli, è andato progressivamente alla deriva, incapace di opporre una qualche resistenza. Regolarmente saltati in velocità i centrocampisti gialloblu, come in occasione del secondo e del terzo gol dei padroni di casa, tutte e due firmati da Montrone, era inevitabile che la difesa emiliana finisse sui carboni ardenti. Un episodio, il fallo in area patavina di Modica su Paolino, punito col rigore trasformato da Provitali in chiusura di tempo. La musica infatti non cambia nella ripresa, Padova dilagante con Di Livio che sfrutta l'ennesima indecisione difensiva del Modena e va a siglare il 4-1. E poi, dopo un tentativo respinto dalla traversa, Galderisi fa cinquina alla sua maniera, onorando così il premio ricevuto all'inizio per le 100 presenze in maglia biancoscudata. Il secondo gol del Modena, ottenuto in chiusura da Caruso, non mitiga il durissimo giudizio dell'allenatore emiliano Pierluigi Frosio. Dopo un minuto siamo andati sotto e dopo abbiamo preso 2 gol, secondo me con degli errori marchiani, è evidente che tutta la gara viene a pesare sulle nostre spalle. Quindi urgono rinforzi o no? Ma forse urgeranno anche rinforzi, però soprattutto urge una mentalità diversa. In Serie B non si può regalare niente agli avversari. Che mentalità sarebbe indispensabile per un Modena che cominci a camminare? Molta più umiltà e molto più spirito di sacrificio.